Biotecnopolo, l'opposizione in consiglio comunale insorge. Il sindaco Fabio risponde, tematica centrale, ma non indispensabile per Siena. Fondazione Musei Senesi, dal consiglio comunale il via libera, unanime al rientro di Siena nella rete. Siena Jazz in arrivo, 1,6 milioni dal Ministero per la realizzazione di nuovi progetti. Santa Maria della Scala, Leone, il programma si rivolgerà alle nuove generazioni. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV, nuovo appuntamento con l'informazione locale. Apriamo parlando di Biotecnopolo, che è tornato al centro del Consiglio Comunale. Il Partito Democratico e Progetto Siena interrogano il sindaco Fabio, che si smarca dalla forte iniziativa richiesta dalla provincia nei confronti del governo. Lorenzo Agnelli. Sicuramente il tema Biotecnopolo è all'ordine del giorno quotidiano di questa amministrazione. Però io non posso e non voglio credere che il destino di questa città dipenda solo ed esclusivamente dal Biotecnopolo e dal centro antipandemico. Con queste parole il sindaco di Siena Nicoletta Fabio conclude la sua risposta all'interrogazione del Partito Democratico e di Progetto Siena sul Biotecnopolo e centro antipandemico, su cui vengono richieste informazioni per la messa a terra di un progetto ritenuto dai consiglieri di opposizione fondamentale per il futuro di Siena. Il comune di Siena non ha alcuna competenza né afferenza con il Biotecnopolo e che il sindaco non ha alcun ruolo in questa vicenda, se non quello di moral suasion e di interlocuzione con il governo. La sede della Fondazione Biotecnopolo e del Centro Nazionale Antipandemico è e resterà a Siena, così come sicuramente una buona parte delle strutture operative. Il Comune sta valutando di entrare nella Fondazione Biotecnopolo come socio fondatore, fornendo in kind il contributo dovuto per 3 anni. Sull'opportunità o meno di rispondere positivamente alla proposta del Presidente della Provincia per assumere un'iniziativa forte ed unitaria di tutte le istituzioni senesi a salvaguardia di queste due progettualità strategiche, posso dire che non la ritengo in questo momento un'azione opportuna, perché a mio sommesso parere sembra si tratti di un'iniziativa strumentale contro il governo, esattamente come la manifestazione della scorsa estate. Insoddisfatta l'opposizione, in modo particolare il consigliere Dema Alessandro Masi, che valuta molto gravi le parole di incertezza del sindaco e di disinteresse rispetto alla sinergia propositiva richiesta da provincia e regione. La risposta è stata, da una parte, una risposta che certifica le incertezze. Si dice addirittura in un passo della risposta che alcuni insediamenti possono essere fatti a Siena e quindi altri dove possono essere fatti. E dall'altra si tira fuori sempre questa competenza. Lo capisco da me che il Comune non ha la competenza tecnica, ma la competenza politica, istituzionale. Chi ce l'ha? C'è bisogno in questo momento di chiarezza, di compattezza, di fermezza e di collaborazione fra le istituzioni. Io spero veramente che il Comune riveda la posizione, altrimenti io non sappiamo più cosa dire ai senesi se non di svegliarsi e di mettere attenzione a questo passaggio che è così delicato per il futuro della nostra città. Ancora a Consiglio Comunale, la maggioranza boccia la mozione di Fabio Pacciani per l'adesione a Siena Energia, ma presente approva un ordine del giorno per valutare la costituzione di un'altra comunità energetica. Cristian Lamorte. La comunità energetica accende il Consiglio Comunale. È stato il tema delle rinnovabili dal basso a tenere banco tra i banchi dell'assise cittadina. Dopo il rinvio nella seduta scorsa è stata presentata la mozione del consigliere del gruppo misto Fabio Pacciani sul sostegno e l'adesione del Comune di Siena alla comunità energetica rinnovabile Siena Energie. La maggioranza ha però risposto con un ordine del giorno che impegna il sindaco e la giunta comunale a verificare se le esperienze già costituite di CER nel territorio rispondono a tutte le condizioni, non solo di natura tecnico-amministrativa, che possano valorizzare e giustificare la partecipazione del Comune e di porre in essere tutti gli atti necessari a promuovere nel rispetto della normativa vigente la costituzione di una comunità energetica rinnovabile. La mozione a firma Pacciani è stata respinta, l'ordine del giorno invece approvato. Siamo al paradosso che il Comune vuole valutare e non si fida, l'Università invece
accoglie in pieno la richiesta, entra e non solo, già sta lavorando con la comunità energetica su contenuti che la porteranno ad essere operativa. Quindi è una scelta politica, partitica, che va contro gli interessi immediati dei cittadini e che quindi nasce, a mio avviso, già con una scarsa credibilità. Ecco, la valutazione è un elemento importante, perché non si può discriminare un soggetto o un altro, cosa che probabilmente la minoranza non ha capito, dove nella sua mozione andava dritta la mozione solo a un soggetto. Il mandato che abbiamo dato all'amministrazione è quello di, ripeto, valutare tutte le opportunità, perché questo è un tema importante. Maggioranza e opposizione invece compatte sul rientro del Comune di Siena all'interno della Fondazione Musei Senesi, da cui era uscita il 30 settembre 2019 per decisione della Giunta De Mossi. Lorenzo Agnelli. Il Comune di Siena rientra ufficialmente all'interno della Fondazione Musei Senesi. Non una sorpresa, vista la già chiara volontà del sindaco Nicoletta Fabio di voler rientrare all'interno della Fondazione, ma comunque un atto importante che cancella quel recesso voluto dalla Giunta De Mossi e votato il 30 settembre del 2019 dalla maggioranza all'interno della scorsa Assise Senese, che chiudeva nettamente il collegamento culturale tra la città capoluogo e la sua provincia. Mi ha fatto piacere l'unanimità nell'accogliere questa delibera che io proponevo. Era una delibera in qualche modo scontata, ampiamente preannunciata, perché anche da questo punto di vista, fin dalla campagna elettorale, dalle linee programmatiche, avevo annunciato la volontà forte e ferma di rientrare in una fondazione che, portando anche semplicemente il nome di Fondazione Musei Senesi, non vedere il Comune di Siena partecipe mi sembrava un vulnus o quantomeno una contraddizione in termini. Non deve rimanere un atto formale. Non è soltanto, appunto, aver voluto sanare un'anomalia, ma da oggi comincia anche un lavoro di organizzazione, quindi va dato corpo a questa delibera. Quindi l'intenzione è quella di poter giocare un ruolo non tutt'altro che marginale all'interno della Fondazione Musei Senesi. Un voto unanime alla proposta di delibera voluta dal sindaco Nicoletta Fabio, che ha superato le schermaglie politiche e che quindi riporta Siena al centro della rete dei musei senesi, insieme agli oltre 40 musei di arte, archeologia, scienza e memoria presenti su tutto il territorio senese. È un passaggio importante, io avevo fatto un'interrogazione su questo tema, mi pare proprio all'insediamento addirittura del Consiglio Comunale, perché la Giunta De Mossi, in modo sconsiderato a mio avviso, aveva rescisso non solo questo era quasi un simbolo, ma tanti rapporti con i comuni del territorio, in particolare quelli limitrofi che condividono con Siena storia, cultura, paesaggi, insomma tutta una serie di legami importanti. Il problema è che adesso si apre la seconda fase, perché un rientro del comune ha senso se il Museo Civico di Siena diventa capofila, ma il Museo Civico di Siena ad oggi è un museo che non è riconosciuto nell'albo, diciamo, nell'elenco dei musei nazionali, perché non risponde a certi standard. Una ricchezza come quella conservata nel Museo Civico di Siena non può essere gestita come se fosse un qualsiasi ufficio comunale. Oltre 1,5 milioni di euro è questo il finanziamento che ha ricevuto Siena Jazz dal Ministero dell'Università e della Ricerca. La scuola senese è tra i vincitori di un bando per i fondi del PNRR. Filippo Meiattini. Siena Jazz è tra le 30 istituzioni di alta formazione artistico-culturale italiane che beneficeranno delle risorse PNRR che il Ministero dell'Università e della Ricerca ha destinato ad altrettanti programmi di internazionalizzazione. A Siena Jazz sarà destinata la cifra di 1.634.000 euro, che fanno parte degli oltre 87 milioni stanziati. A risultare vincente per la scuola jazzistica senese è stato il progetto Jazz Able, in collaborazione con il Conservatorio Francesco Baldi di Ferrara e il CPM Music Institute di Milano. Ed è veramente un ottimo risultato per Siena Jazz, ma anche per tutta la città, perché questi denari poi saranno della città. Devo dire, è stato veramente casi nella vita, e la velocità con cui
è stato proceduto 4 mesi e mezzo fa alla mia nomina, la mia prima firma quel giorno è stata per questo progetto, che nelle nostre, un progetto realizzato in pochissimo tempo grazie alla capacità progettuale interna a Sienagez, che in questi mesi mi ha dato una grandissima forza. Ebbene, è arrivato il risultato, e questo è un risultato che ci permetterà di rivitalizzare tutto, di portare avanti tanti progetti che in questi mesi sono arrivati, vale a dire ci permetterà di dare maggior forza alla nuova opportunità di istituire per coloro che andranno ad insegnare nelle scuole. È il risultato di febbraio, è arrivato, il Ministero ci ha concesso per 8 strumenti la possibilità di preparare docenti. Pensate quanto sia importante. Altrettanto importante è iniziare corsi di dottorato che Sienagez non ha mai avuti, in collaborazione con le istituzioni prestigiose nazionali e internazionali. La Chigiana, nostra, Berkeley, Boston e così via. Cambiamo adesso argomento, aumentano i turisti a Siena, a dirlo sono i dati Istat sui flussi turistici. Nel 2023 la nostra provincia ha ospitato più di 2 milioni di visitatori. Filippo Miattini. Oltre 2 milioni di turisti a Siena nel 2023. Il numero emerge dai dati provvisori di Istat, in cui è possibile osservare una fotografia accurata dei flussi turistici dello scorso anno. Gli arrivi a Siena sono cresciuti del 9,6% rispetto al 2022 e il numero di pernottamenti ha superato i dati del 2019, quindi oltre i livelli pre-pandemia. Il numero più confortante per Siena riguarda il 1.200.000 turisti stranieri arrivati tra città e provincia, un aumento di oltre 20 punti percentuali rispetto al 2022 e superiore anche ai dati pre-pandemia. Fa da contraltare il calo di turisti italiani, diminuiti del 2,3% rispetto al 2022 e del 6% rispetto al 2019. Sicuramente il 2023 ha visto una riduzione di turisti italiani in perfetta linea rispetto anche a quelli che sono i dati regionali e italiani. Ovviamente qui hanno inciso moltissimo purtroppo la diminuita capacità di spesa delle famiglie, ovviamente l'aumento dei tassi di interessi, della spinta inflazionistica che hanno sicuramente frenato i flussi nazionali. Devo dire che invece sono importantissimi i flussi che provengono dall'estero, che hanno sicuramente compensato questa carenza che si è venuta a verificare, ma oltretutto hanno in qualche modo inquadrato anche quali sono i paesi principali che sono stati attratti dalla nostra offerta, a cominciare dagli Stati Uniti, che è il nostro primo mercato ovviamente estero. Prendono sempre più piede invece le offerte ricettive extraalberghiere, scelte da oltre 930.000 turisti. Gli hotel si sono però difesi, accogliendo poco più di 1 milione di visitatori. C'è un extraalberghiero importante che si sta ovviamente delineando come offerta anche che viene spesso preferita dai visitatori e che ovviamente però non varia purtroppo il periodo di permanenza appunto nella nostra città e nella nostra provincia, che ancora diciamo non arriva ai 3 giorni, che invece insomma è comunque la permanenza media che abbiamo a livello toscano, anzi leggermente superiore. E sono dati alti quelli del turismo, anche quelli relativi a Poggi Bonsi, 195.000 le presenze nello scorso anno, più del 71% rispetto al 2014. Simone Demianturi. Con oltre 195.000 presenze turistiche, di cui 117.000 persone straniere, Poggi Bonsi chiude il 2023 con un più 22% rispetto al 2022. Addirittura rispetto al 2014 si registra un più 71% sulle presenze e un più 90% sul fronte arrivi. Si parla di 80.000 presenze in più rispetto al 2014. Questo emerge dall'osservatorio sui flussi turistici, un dato positivo con cui abbiamo superato le presenze e gli arrivi del 2019
grave, ha detto l'assessore al turismo Fabio Carrozzino, che continua. Dal 2015 abbiamo assistito ad un trend di crescita costante che si è arrestato nel 2020 con la pandemia. Già nel 2022 siamo tornati a crescere in maniera importante e nel 2023 abbiamo registrato i dati più alti mai riscontrati. Sono risultati incoraggianti per Poggi Bonzi, collocata in una posizione baricentrica ma tradizionalmente legata a mondi diversi da quello turistico, ha detto Carrozzino. In questi anni abbiamo avviato un percorso di valorizzazione. Poi l'assessore al turismo conclude: c'è ancora tanto da fare nell'ambito di un percorso avviato fatto di investimenti, impegno, qualità della proposta, capacità di fare rete e di innovare. Cambiamo ancora argomento. Il presidente del Santa Maria della Scala, Cristiano Leone, si è insediato da poco più di 2 mesi, ma a breve dovrebbero arrivare le prime novità del suo mandato. Filippo Megliattini. Il 2024 era iniziato da malapena una settimana, quando Cristiano Leone è diventato il nuovo presidente della Fondazione Santa Maria della Scala. Gli eventi attualmente in programma portano ancora la firma del precedente consiglio di amministrazione, ma insieme alla direttrice Valdambrini, Leone sta progettando il Santa Maria della Scala del futuro. Un futuro prossimo, perché le prime novità, afferma Leone, stanno per arrivare. Dovete aspettarvi innanzitutto una riorganizzazione. Stiamo lavorando alla buona gestione. La fondazione è giovane, per cui ha bisogno di regolamentazioni che consentano un lavoro manageriale che ad oggi non è ancora possibile. Per cui innanzitutto stiamo lavorando a quello, lavoreremo, e questa sarà la cosa veramente fondamentale, ad un master plan che rifunzionalizzerà gli spazi, perché oramai il meraviglioso progetto Canali è un progetto che va ripensato per il museo di oggi, e poi a brevissimo arriveranno le cose divertenti, delle iniziative federatrici che possano davvero mostrare un'identità del Santa Maria della Scala, che sarà sempre di più un luogo in cui ci sarà un connubio sempre più marcato tra il patrimonio storico, artistico, culturale e il benessere, e quindi il benessere come elemento in cui catalizzatore di una comunità che si ritrova in questi spazi e che riesce a leggere un programma artistico e culturale che sarà fatto principalmente per le nuove generazioni. Una istituzione così antica che rinasce in un certo senso, che trova una sua identità e che sulla base appunto di questa fondazione ha vocazione appunto proprio a dispiegare le sue ali, ha bisogno dei giovani e ai giovani principalmente si rivolgerà. Quindi il programma di mostre, così come dei programmi più performativi, saranno esposti a breve. Con la direttrice Chiara Valdambrini e con i consiglieri del Consiglio di Amministrazione vogliamo subito lanciare qualche segnale, possibilmente prima dell'estate, che faccia capire appunto quali saranno le linee guida per l'avvenire. E dopo il grande successo a Milano fatta a Pastiena al Santa Maria della Scala, la quinta edizione di Oggetto Libro, il servizio. Dopo il grande successo a Milano, ottobre 2023, la quinta edizione di Oggetto Libro, unico evento internazionale dedicato al libro d'artista e al libro di design, moltiplica gli appuntamenti e inaugura una serie di mostre nel centro e sud Italia, tra cui spicca Siena, libri, design e arte, un trinomio che ben si fonde con il complesso museale del Santa Maria della Scala. Siamo tutti abituati ad un approccio, diciamo, classico, no? A quello che è l'oggetto libro, e qui tutto quello che canonicamente intendiamo viene completamente stravolto. L'immaginazione è viva, perché nel rapporto che si hanno con queste, che diventano delle vere opere d'arte, si risveglia una meraviglia che non siamo abituati a vivere. Con questa mostra sarà possibile farlo. La quinta edizione di Oggetto Libro a Milano ha proposto 170 opere tra libri d'artista, di design, ibridi, provenienti da 20 diverse nazioni di 3 continenti. Da qui la decisione di portare la mostra a Siena. Nell'ambito della mostra, la Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala organizzerà inoltre anche una serie di attività collaterali. In ottobre noi abbiamo inaugurato questa mostra, che constava di 170 libri, e una decina di questi della biblioteca Briganti, e adesso siamo a Siena con questa edizione speciale, dove raccontiamo al pubblico una parte di questa suggestione. I libri d'artista sono dei libri molto particolari, che non assomigliano praticamente al libro vero e proprio come ce lo immaginiamo,
è un libro interpretato che ci cattura emotivamente, ci dà degli stimoli e delle suggestioni che diventano più vicine alla scultura e all'oggetto che non al libro stesso, così come ci immaginiamo esso sia. La mostra è organizzata in tre sezioni, appunto quella del libro d'artista, il libro di design, che è quello progettato dai designer, che ha una tiratura industriale e quindi una diffusione molto più ampia, ma libri però realizzati con una tecnica e con un'attenzione decisamente particolare, per cui diversi da quelli che abitualmente troviamo sugli scaffali. Il 22 marzo è la giornata internazionale dell'acqua. Il sindaco di San Gimignano, Andrea Marrucci, proprio in occasione di questa ricorrenza, ha ricordato numerosi lavori eseguiti sul sistema idrico di San Gimignano. I dettagli nel servizio. Voglio sottolineare il fatto che per quanto riguarda San Gimignano, dopo appena un anno dall'inizio dei lavori, i lavori sono praticamente in fase di ultimazione. Sul nostro territorio, arrivando da Aiano, passando da Pietrafitta, Le Ferribbie, Ponta Mattoni e successivamente nel 2025 al deposito della Rocca, passando dalla Via Vecchia, siamo oltre 10 km di condotta dell'acquedotto comunale sostituita, quindi più efficiente. Questo significa avere più risorsa disponibile a parità di risorsa immessa in rete. Noi veniamo da due stati molto 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 complicati. Non da ultimo, a questi progetti voglio spendere anche due parole per gli investimenti in questi 5 anni acque ha fatto a San Gimignano, che assommano a qualche milione di euro nelle frazioni e nei quartieri, e senza tralasciare anche la depurazione, che è un altro aspetto importantissimo. Sono in corso interventi per oltre 1.100.000 euro nella frazione di Badielmi, al confine con il comune di Certaldo, per captare 3 scarichi oggi purtroppo ancora fuori fognatura, che verranno collettate e portate al depuratore di Cambiano. Un'opera di cui siamo molto fieri, non ci saranno tagli di nastri o altri tipi di riconoscimenti, ma un'opera di cui andiamo molto fieri, che mettiamo a disposizione di tutta la popolazione, e è una bellissima notizia, insieme al progetto della Montagnola Senese di cui discutiamo stamani, alle soglie della Giornata Mondiale dell'Acqua. Spostiamoci adesso a Poggibonsi, quasi 45 tonnellate di plastica risparmiate grazie ai fontanelli di acqua. A riferirlo l'assessore all'ambiente Roberto Gambassi. Quasi 45 tonnellate di plastica risparmiate grazie ai fontanelli di acqua ad alta qualità installati da Acque S.p.A. Nel 2023 le due postazioni di Poggibonsi e Staggia Senese hanno erogato rispettivamente 1,07 milioni di litri di acqua e 591 mila litri di acqua ad alta qualità, evitando il consumo di 28,7 e 15,8 tonnellate di plastica, per un risparmio stimato di 226 mila e 124 mila euro. Un bilancio positivo che mostra un utilizzo cresciuto rispetto ad alcuni anni fa, ha detto l'assessore all'ambiente di Poggibonsi Roberto Gambassi, che continua: più acqua dai fontanelli significa meno plastica nell'ambiente e quindi meno inquinamento, oltre che risparmio sulla spesa. Una buona pratica da sostenere, ha detto Gambassi, una piccola grande azione che consente di corrispondere alla necessità di sviluppare tematiche ambientali e di sensibilizzare i cittadini su temi importanti per il futuro di tutti. I fontanelli sono impianti collocati in aree pubbliche facilmente accessibili, che erogano gratuitamente normale acqua di rete, la stessa che arriva nelle case, rendendola però immediatamente gradevole dal punto di vista organolettico grazie ad un sistema di filtraggio che priva l'acqua dal cloro. Adesso spostiamoci a Montepulciano. Per le prossime elezioni amministrative la lista civica Futuro Poliziano scommette su Nunziata Carbè. Francesca Campanelli. È una donna la candidata a sindaco di Montepulciano della lista civica Futuro Poliziano. Si tratta di Nunziata Carbè, che abita da oltre 30 anni ad Abbadia di Montepulciano. Esercita la professione di avvocato a Torrita di Siena ed è stata per 10 anni nel Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Montepulciano fino alla chiusura del tribunale, che si è occupata anche di progetti importanti in ambito sociale attraverso il Rotary Club. È su di lei che il gruppo civico, nato circa un anno fa, scommette in vista del voto di giugno. Dopo qualche inevitabile titubanza ho deciso di accettare questa sfida, principalmente per una ragione: non sarò sola, una vera lista civica, un gruppo di nuovi e vecchi amici uniti dall'amore per questo comune e del suo territorio diffuso, che lavorano da mesi con passione al progetto
e ai programmi, ascoltando tutto il territorio. Il futuro poliziano c'è, forte e presente, per fare quello che in più c'è da fare, senza disfare quello che di buono in tanti anni è stato fatto in questo territorio. Ed era questa la nostra ultima notizia, vi ricordo che a seguire ci sono le previsioni del tempo, poi torna una nuova puntata di Gocce di Memoria a partire dalle 21, mentre a partire dalle 21.30 torna una nuova puntata di Storie da raccontare. Grazie per essere stati in nostra compagnia.